Ai cittadini di Piazza Armina, salve. Siamo un po' stanchi, è vero, la campagna elettorale è dura, ma noi porteremo a termine quanto ci siamo prefissi. Oggi parliamo di sport. Lo sport è uno strumento assolutamente importante per i giovani di Piazza Armina. Negli ultimi anni è stato un poco bistrattato, noi dobbiamo riportarlo ad avere un ruolo importante. Per questo dobbiamo fare delle cose. La prima cosa che dobbiamo fare è eliminare il ticket per le società sportive che si alleano nelle strutture comunali. Non è possibile mettere il cappio al collo, già ci sono tantissime spese per chi fa campionati, quindi la prima cosa da fare è quello di evitare le spese inutili, come quello del ticket nelle strutture pubbliche del comune di Piazza Armina. La seconda cosa da fare, cari ragazzi, è la piscina. La piscina è certamente un obiettivo più lungo, ma io vi prometto che entro 5 anni a Piazza Armina ci sarà una piscina, per cui tutti i giovani che possono potranno andare a nuotare, chi non sa nuotare può imparare a nuotare. C'è una piscina molto interessante, molto bella, che è quella dell'Ex City, si incompleta per qualche decina di migliaia di euro. Noi in 5 anni, attraverso un accordo con la provincia e con la scuola, vi prometteremo che riusciremo a portare a termine questo grande sogno per Piazza Armina, che è la piscina. Non ci saranno più le province, ci saranno i consorzi dei comuni, quindi certamente Piazza avrà un ruolo importante e questa sarà una cosa fattibile, un impegno del Movimento 5 Stelle, un impegno di Agostino Sella, candidato a sindaco. Altre cose importanti: un cartodromo nell'area Siace, una cosa assolutamente fattibile, che non costa molto, che può portare eventi importanti a Piazza Armina. Un'altra cosa da fare è quella di riaprire il palazzetto provinciale, una struttura straordinaria che purtroppo qualcuno ha sbagliato a fare il progetto. Abbiamo delle strutture che non sono a regola per quanto riguarda la norma antincendio, ma è possibile aprirla come è stato fatto negli anni passati per i grandi eventi e noi ci impegniamo a farlo. Un'altra bellissima cosa è quella di riprendere alcuni sport minori, implementarli, sostenerli, come ad esempio il basket, come ad esempio la pallavolo. Non si vive di solo calcio, sono degli sport assolutamente importanti. Ebbene, oggi i nostri ragazzi non possono stare sempre davanti al PC, davanti all'iPhone, devono avere la possibilità di socializzare, e il luogo delle palestre, dove si fa sport, è un luogo certamente importante per la socializzazione. Strutture sportive, non possiamo non parlare di alcuni campetti, come ad esempio quello della Castellina, un luogo centrale, un campetto che non vede un intervento negli ultimi 10 anni, è assurdo, anche perché è un luogo centrale dove i ragazzi vanno a giocare, i ragazzi dei quartieri, e molto spesso ci vanno in condizioni di assoluto pericolo perché le porte sono divelte, le recinzioni non ci sono, quindi non ci vuole granché a fare un intervento nel campetto della Castellina e a mantenerlo in condizioni buone per chi vuole andarci là a passare il pomeriggio, come i nostri tanti giovani di Piazza Armina. Bene, io vi saluto, ci sono altre cose, lo vedrete nel nostro programma che sarà pubblicato a breve. Questa è una piccola pillola sullo sport e poi dobbiamo cambiare questa città. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle vi propone certamente qualcosa di innovativo. www.agostinosella.it